Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi oggi, mamma mia, vi avevo anticipato che sarebbe stato un video. Mi tengo da veramente urlo e ragazzi così sarà. Oggi voglio parlare insieme a voi di alcuni file che sono stati recuperati pochissime ore fa, me le ha mandate il Fabione ieri sera, di alcune variabili che sono state inserite, alcune stringhe di codice inserite nel nostro codice sorgente di Fortnite e relative alla mappa, a un possibile cambiamento della mappa. Andremo a vedere anche un concept di quello che potrebbe accadere tra pochissimo su Fortnite. E vi ricordo ragazzi che oggi è giovedì, quindi oggi ragazzi ufficialmente si entra nella settimana numero 4 di Fortnite. Mamma mia ragazzi, mamma mia, stiamo veramente avvicinandoci in una maniera paurosa a metà della season 5. Ne abbiamo già viste tantissime, ancora ricordo quando alla fine della season 4 eravamo lì tutti che aspettavamo che dai portali uscissero gli oggetti e guarda un po', siamo già alla quarta settimana. Ve lo ricordo ragazzi, ovviamente con l'avvento della New Week dovrebbe essere intorno alle 10 circa di solito il micro update, magari non è neanche necessario aggiornare, basta solo fare un bel refresh con il nostro gioco. Andremo ad affrontare le nuove sfide per portarci a casa un bel po' di stelline ed eventualmente salire un bel po' con i livelli del pass battaglia. Sfida numero 1 ragazzi, 5 stelline, costruisci delle strutture, mi raccomando 250 in totale il materiale utilizzato per le strutture, sono 5 stelline. Salta in mezzo ai cerchi infuocati con il kart o con il carrello, ne dobbiamo fare 5 in totale e probabilmente troveremo appunto questi cerchi in mezzo alla mappa. Se non vado errato dovrebbero essere posizionati vicino alle rampe, quelle che ci sono dove ci sono le montagne, ma anche un po' sparse per la mappa. Killa 3 nemici a magazzini muffiti, quindi ragazzi la prima sfida per killare la gente da 10 stelline del pass battaglia: eliminare 3 nemici a magazzini muffiti. Fai danno con il fucile da cecchino ai nemici, un 500 in totale di danno, lì dobbiamo fare se vogliamo recuperare 5 stelline del pass battaglia. Cerca i forzieri al laboratorio della latrina, come sempre 7 forzieri necessari per questa missione, ce ne sono un bel po' al laboratorio, un po' nascosti nelle fabbriche, alcuni nel parcheggio, alcuni imboscati fuori dalle fabbriche, ci può stare ragazzi, sarà divertente e anche massacrante riuscire a prendere i 7 forzieri al laboratorio. Ovviamente ragazzi, mappa del tesoro, questa mattina vedremo, non appena troviamo la stella, di fare il video. Cerca tra una stazione dei benzina, una pompa di benzina, un campo da calcio e una montagna stunt. Credo ragazzi che si riferiscano al campo da calcio a 5, quindi molto probabilmente ne troveremo oggi la locazione giusta, ve la faremo vedere per ottenere 10 stelline del pass battaglia. E come ultima ragazzi, eliminazione con le pistole 3 stelle, cioè 3 eliminazioni in totale, 10 stelline del pass battaglia. Come sempre ragazzi, una volta completate tutte le sfide avremo accesso alla nuova schermata di caricamento. Ve lo ricordo ragazzi, questa settimana la stellina è sopra il cammello che beve la bibita vicino a Palmeto Paradisiaco. Ma io lo so che siete qua ragazzi non per Palmeto Paradisiaco, ma per vedere quello che volevo
dirvi quello che vi ho detto all'inizio della live. Ringrazio il Fabione per avermi mandato le cose e ovviamente tutto il mio team di Telegram che si preoccupa di cercare i leak. State pronti? 3. Uè. Scrivetemi qua sotto su che cosa vi state tenendo. Io mi tengo a bracciolo, mi tengo. 3, 2, 1. Anzafati, guardalo qua. Dai, shooter. Dai, ma sempre i codici. Sì, sempre i codici, ragazzi. Questi sono codici allucinanti, ragazzi. Andiamo un attimo a leggere la prima riga in alto per dire Fortnite Game, cartella principale di gioco di Fortnite, content, che è contenuti, Athena è il nome, scusate, è il nome della sottocartella principale, sounds, character, footstep, snow, ragazzi, snow, vediamo se riesco a farlo, no, non riesco a farlo vedere perché non prendo il mouse, ragazzi, è confermata la neve su Fortnite e non è la neve quella che abbiamo già visto cadere dalla crepa o essere presente nella montagna dei vichinghi. Qui, ragazzi, si parla di neve vera, ragazzi. Per la precisione si parla vicino a character di footsteps, quindi vuol dire che ci sarà un suono per i passi nella neve dei player. Se andiamo a vedere, ragazzi, chiudono i le righe di codice snow e poi c'è, credo che ci sia crow, dovrebbe essere crunch, quindi passi nella neve quando siamo accovacciati, land vuol dire land è tipo il paesaggio, no, il quello che troviamo, quello che calpestiamo, in poche parole. Walk e camminare, la penultima riga, questa per l'osti non c'ho il coso, comunque quella là dice sprint, quindi quando corriamo ancora diverse il rumore, e se poi scendiamo, ragazzi, font effect in queste due righe qua, gameplay, smoke, dust, explosion, quindi vuol dire che qua è un po' un casino da capire, cioè gli oggetti che sono ricoperti dalla neve faranno un suono diverso rispetto a quelli normali, perché se andiamo a leggere c'è scritto materials snowball e M1 smoke, quindi vorrebbe dire probabilmente che o è il rumore di un'ipotetica palla di neve, snowball è palla di neve, non si capisce bene da dove venga tirata fuori questa cosa, o altrimenti tutto ciò che è ricoperto dalla neve fa un suono diverso. Ragazzi, sono allucinanti queste righe di codice. Vedete che noi andiamo già a vedere là in fondo. Guarda questa riga. Alla fine dice sempre Fort FX World, quindi nel mondo di Fortnite ci sarà la neve, snowflakes e snowball. Snowflakes sono i fiocchi di neve, snowball è la palla di neve, ragazzi. E se andiamo a leggere le ultime due righe, che sono secondo me le più importanti di tutto il codice che abbiamo trovato, leggiamola in fondo: snow ambient lobby, vuol dire che ci saranno modifiche sia nell'ambiente, quindi in una possibile location della mappa di Fortnite. E leggendo proprio l'ultima riga sembrerebbe anche che nella lobby ci potrebbe essere una modifica, e sarebbe una figata, ragazzi, perché adesso noi nella lobby abbiamo in poche parole lo sfondo arancione di tutta la nuova sezione con il deserto. Avrebbe anche senso, qualora venisse implementata una parte di mappa con la neve, avere la lobby che cambia, sarebbe veramente molto bello. E prima di salutarci, ragazzi, voglio farvi vedere un concept, un'immagine concept di una possibile mappa modificata. Prendetela sempre con le pinze, c'è da dire però che questa immagine anche da altre persone girava veramente da tanto. Sgraal
Eccola qua, ragazzi, eccola qua. È assolutamente un concept, ma è secondo me molto molto simile a quello che potremo aspettarci, secondo me, dalle prossime settimane. Diciamo che entrando nella week 5, quindi a metà stagione, secondo me avrebbe un sacco senso che quelli di Epic Games inserissero una parte nuova di mappa per tenere vivo il gioco. Come vedete, ragazzi, il concept ci mostra chiaramente che la zona dei vichinghi, secondo me, è il punto centrale da dove inizierà tutta la neve, che dovrebbe estendersi anche su montagnole maledette fino ad arrivare alle basi di Crocevia del Ciarpame. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, raga, super pollicione in su se anche voi volete la neve su Fortnite. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti come vi è sembrata, come vi sembra l'idea di avere la neve. Noi, ragazzi, mi raccomando, ci vediamo in live e iscrivetevi in tantissimi al canale. Ciao!